dico due parole e poi cominciamo subito. Nel foglio di sala c'è un po' già scritto quello che volevo dirvi. Noi dedichiamo lo spettacolo a questo scrittore, poeta, che è Rocco Scotellaro, un curioso anniversario, cioè 60 anni dalla morte e 90 dalla nascita. Rocco Scotellaro è noto e non è noto, dipende, insomma. Per chi si occupa di letteratura, di questioni meridionali o poesia è molto noto, però di solito al grande pubblico Rocco Scotellaro è un illustre sconosciuto. E anche perché è morto troppo presto, è morto quando praticamente la sua opera non era ancora stata pubblicata, come avete modo di sentire durante lo spettacolo. Praticamente quasi, cioè, tutte le sue opere sono pubblicate postume. Addirittura vincerà il premio Viareggio per la poesia pochi mesi dopo la morte. E tra l'altro dopo una fallimentare esperienza politica, non fallimentare, scoraggiante esperienza politica, sindaco a 23 anni del suo paesino in Basilicata, dove riesce a portare l'idea della militanza politica socialista e insomma tante altre cose che magari poi seguirete meglio durante l'azione scenica che non attraverso le mie parole. Penso non sia il caso di dire altro, perché diciamo, lo spettacolo è molto chiaro. La situazione scenica è quella di una latteria fiorentina del 1950. Rocco ha lasciato la Basilicata dopo la mareggiante vicenda giudiziaria e ha deciso di cambiare vita. Infatti sta andando a Venezia per un convegno dove poi tra l'altro incontrerà Amelia Rosselli, alla quale noi 2 anni fa abbiamo dedicato un altro spettacolo. Amelia Rosselli, con la quale avrà un'amicizia, una relazione, insomma un rapporto comunque molto struggente, forte. Tanto Amelia dedicherà a lui morto una splendida, straziante cantilena. E insomma noi abbiamo immaginato che avesse perso una coincidenza e quindi si trova a Firenze in attesa di andare a Venezia. 1950, grazie di essere venuti, malgrado il caldo e la giornata, insomma, domenica, per andare al mare, ecco. Io spero che la proposta sia di interessi, è la prima volta in cui giochiamo proprio intrecciando musica e teatro, per cui ci sono anche canzoni, abbiamo musicato dei testi, cioè non io, abbiamo musicato il mio amico Giacomo, e ha musicato delle poesie di Rocco Scotellaro, e quindi viene fuori una cosa molto molto particolare che spero vi piaccia. Parevano afflitti gli ulivi sui tuffi di Matera. Passava la cavalcata della Madonna Bruna a risvegliare le caverne. Era il silenzio dell'acqua infossata che
faceva suonare la gravina. Non gridatemi più dentro, non soffiate nel cuore i vostri fiati caldi. Ho perduto la schiavitù contadina, non mi farò più un bicchiere contento, ho perduto la mia libertà. Città del lungo esilio, di silenzio in un punto bianco dei boati, devo contare il mio tempo con le corse dei tram. Devo disfare i miei bagagli chiusi, regolare il mio pianto, il mio sorriso. Addio, come addio. Distese ginestre, spalle larghe dei boschi, che rompete la faccia azzurra del cielo, querce e cerri affratellati nel vento, pecore intorno al pastore che dorme, terra gialla e rapata. Che sei la donna che ha partorito, e i fratelli miei, le case dove stanno, e i sentieri dove vanno come rondini, e le donne, mamma mia. Addio. Come posso dirvi addio? La città mi apparve la notte, dopo tutto un giorno che il treno aveva singhiozzato, e non c'era la luna nostra, e non c'era la tavola nera della notte. Attento, dicesti, figlio, questo mondo maledetto. Mi hanno messo le manette già una volta. Sto bussando alle locande per un letto ed arrivo così lontano che tu, padre, non sei mai esistito. Tutto a posto, Rocco? Sei taciturno, è successo qualcosa?
se mi vuoi fermare, lasciatelo stare. No, ma io non voglio mica farmi i fatti suoi, No, voglio dire, dico, siamo qui, ci siamo presentati, dobbiamo fare una partita a carte per fare un po' di conversazione, per fare un po' di vita qui dentro. Che vita, eh? Ma sei proprio una carta. Ma guardate, in verità non ho molto da dire. Mi sento ancora il sonno addosso, sapete. Mi sono svegliato stamattina alle 4 per arrivare qui in tempo e non perdere la coincidenza. Invece è tutto bloccato. Ma è sempre così, eh? Col ghiaccio la neve. Sì, anche l'anno scorso è successo almeno un paio di volte, vero Carlo? Sì, è vero. Una volta prima di Natale e poi a metà gennaio. Lo vedi, non vuole parlare, sei una cafona. Non sono una cafona, allora io dico, vieni un forestiero, è qui con noi a parlare, perché chiedergli dove viene, dove va, insomma, cosa c'è di male? Ma se non vuole parlare, rispettiamo la sua scelta. No, perché il problema? Parlare di me? Sì. No, però non so da dove cominciare, vedete... una storia lunga e anche un po' triste. Ci piacciono le storie, anche quelle triste. Sì, poi abbiamo tutto il tempo, prima che riescano a liberare i binari, hai voglia di raccontare. Chiunque abita in questa casetta si ricordi che è fortunato, perché io ho trovato due soldi affumicati dentro la cenere del focolare. Stava scritto così, sul battente della porta di quella vigna. Un tempo c'erano le rose, le vedere a fare l'ombra. E adesso, filo di ferro, arrugginito. Aveva ragione mio padre. Diceva che quando sarebbe morto lui, mi sarebbero piaciuti soltanto i miei. So che quella vigna ti piaceva tanto, più di ogni altro luogo. Lì dove potavi la tua vita. Mi dicevi sempre. Ricordo il giorno che tornai in paese, dopo il diploma. Prima volevo andare da mia madre per ritrovarla, però poi volevo raggiungere quella vigna. E i vignaioli che scendevano mi indicarono una scorciatoia. Via del Corneto. Via del Corneto. Una strada dritta, ma dritta, non finiva più. E con quel sole buono. La chiamavano anche la via di chi perde la fede negli uomini. Tutti. Cominciavano da lì. Nicola, 30 anni, studente fallito, anche lui cominciò da lì. Un giorno dietro l'altro, uguale, monotono. Andava là per scappare dalla vergogna della sua vita, senza uno scopo, senza un lavoro. E lì lo trovavano i soldati mentre leggeva i giornali, le notti di luna. Lì lo trovavano le donne che andavano a legnare mentre lui vagava senza meta per scappare dalla vergogna. E lì lo trovarono due contadini dentro una cisterna per scappare dalla vita. Come tanti altri prima, anche Nicola, 30 anni, è studente a Torino. So che questa vigna ti piaceva tanto, padre, più di ogni altro luogo. Lì dove mamma non vuole mai venire perché ha paura di trovarti travestito da serpente. Certo che, ripensandoci adesso, non era facile camminare per quelle vie senza destare stupore. Che fa? Parla da solo. Ma non lo sai chi è? Erano quel figlio dello scarparo giù alle case nuove. Quello che è giusto morto 2 anni fa. Poverino, guarda, non ci rivolge nemmeno più il saluto. Un altro che se ne va al Corneto. Sembra un uccello senza nido. Come Carmelo, ti ricordi? Quello che voleva fare artista. Ah, e come se me lo ricordo? E al Corneto alle volte ci andava anche Pasquale Anarchico. Io potevo sembrare uno di questi. Un vagabondo che errava per strade ignote. Adesso però c'è pace. C'è il silenzio. Qui posso spendere altrove il mio cuore, il mio cervello. Come dicono in paese, scappa. Scappa?
Altrimenti diventi come noi, servo degli ignoranti, dei rivoltosi, degli scontenti scappano, ecco. Altrimenti dovrai fare come pare a loro. Tu hai intelligenza, talenti, non sciupare la tua testa. Scappa, Rocco, scappa, via da qua. Chiunque abita in questa casetta si ricordi che è fortunato. Perché io ho trovato due soldi affumicati dentro la cenere del focolare. Rileggo il cartello ancora una volta. Ah, adesso è tutto vuoto, il vignaiolo è tornato in paese. Mi sembra quasi di vederlo da quassù, in mezzo alla piazza. Alto, sdegnoso, un contadino fallito, alla mercé dei preti e della loro assistenza. Alla mia vigna, il letto te l'ho fatto di gramigna, ho preparato un letto di gramigna, il cuscino di crino, di canna. Fui alla vigna e non ci fossi andato, trovai la mia bella coricata, era scoperta fino all'ombelico. Io piano piano le toccai il polso, si svegliò tutta spantosa. Amante, amante mio, lascia le menne, fammi che devi, che poi viene mamma, mamma, mamma. Oh mamma mia, mi appunto un serpe, un palmo sotto l'ombelico, un palmo proprio sotto l'ombelico, tutta la pancia già mi pare dopo. Non è stato un serpe che ti appunto, è stato qualcuno che ti ha ingannato. Oh, mamma, mamma mia, non maledirlo, perché è un giovinetto che mi vuole. Se lo vedessi in piazza camminare, se lo vedessi bello in mezzo agli altri, diresti, figlio lo vuoi dare a me? Diresti, figlio lo vuoi dare a me? Oh, mamma, mamma mia, non posso proprio, lui è quello che mi vuole sposare. Oh mamma, mamma mia, non posso proprio, lui è quello che voglio sposare. Com'è buio stamani. Oggi il sole non vuole proprio uscire. Scocciatura, che scocciatura, ti scoccia, che cosa vuoi fare? Vogliamo prendere un autobus e andare fino al piazzale o un uomo? Non ce la potremo andare alle cascine per trovarti un fidanzato? Che simpatica che sei! Lui piuttosto doveva dirci perché è qui, non delle sue passeggiate per le vigne. Ma senza questa parte non potreste capire. Ah, andiamo bene. Scusami, avevi detto che lassù l'avevi incontrato, ma non avevi detto che era morto, padre? Sì. E allora? Che qui era il suo posto, giusto? Lassù tutto guardava di lui, gli alberi, le case, le pietre. Dio, parlo degli spiriti, ma poi state zitta. Vincenzo è nato in una famiglia povera. Ma Vincenzo chi? Ma... suo padre, no? Il mio padre faceva lo scarpaio e il barbista. E la madre di mio padre faceva la lavatrice. In pratica tutte le donne sono diventate padri di Franzelletto. E mio padre l'aiutava anche se era piccolo, quando la chiamavano di notte. E come faceva aiutarla se era piccolo? L'aiutava a portare il seggiolone. Seggiolone? È quello che mamma usava per arrivare ai letti più alti. Mio padre era il più coraggioso, il più intraprendente di tutti i fratelli. Oh, ma dimmi che... Sì, andava a cercare lavoro, faceva le scarpe nei bagliai. Addirittura? E poi aiutava gli editori forestieri all'aria sotto il sole di giugno. Sono un piccolo eroe, eh? Piccolo. Con gli altri fratelli girellavano per il paese e guadagnavano qualche soldo suonando le marce e le fantasie delle ose. Ah, mio padre suonava il bicorno di accompagnamento. E venne anche nominato prefetto della banda. Zio Innocenzo, il tamburo. Zio Michele, i piattini. Zio Paolo, la tromba. E poi cantava anche da solo. Sì, sì, aveva fiato le note prolungate per minuti. Quando tutta la piazza ribolliva, lui si metteva lì, impettito. Una mano li gettava sulla fronte delle rose e lui restava lì, fermo e concentrato. E se colpa
lassù, sotto il quercerale, restano in piedi solo le spine, dove il cielo sconfina, dietro le nubi viola, non ne voglio andare solo, solo. Nell'aria delle colline, là dietro si affaccia lo specchio verde della quota, chiaramo il giorno dello sciopero. Mi son messo nell'aria del monte, che come un protettore che ti abbraccia, il paese mio lasciati guardare. Per te ho dimenticato le più belle, il latte delle foglie dei fichi, ma bruciate le guance, seminate di effetti. Si affonda la pena in cuore, al muratore che rivolta i tetti, fischia le ore uguali fino a sera, minco bracciante lavora, lavora, con l'orologio di Basilicata, quello che va dal sole a sole. Io sono uno degli altri, sono come la polvere che non vale niente, che si brucia e si mina al vento, e che non vale tanto. Io sono nell'ampanato, da solo mi perdo o mi uccido. Così dove sentirsi mio padre a Nuova York, come io nella città italiana, incendiata e furibonda. Io sono uno degli altri, ogni lotta per nascere e per vivere, per soffiare nelle canne, viene la canzone. Io sono un uccello di bosco, che canta all'aria persa. Me la vedo io con quello.
Con la sua pelle mi ci faccio le scarpe nuove. La sera dopo incontrò mio zio Innocenzo, il fratello di mio padre, e chiese: dov'è tuo fratello? E perché? Che gli vuoi fare? Gli devo fare la pelle. Tu? Disse zio Innocenzo alzando la mano offesa. Il servo gli ruppe la testa con un colpo d'acciaio. Appena saputo la notizia andò dove era successa la tragedia. E lì trovò il servo che lo stava aspettando. Quello lo attaccò subito, lo ferì al collo. Allora mio padre sentì che dalla tasca della giubba uscì un coltello. Lo spinse forte contro il ventre del servo e uscirono tutti gli intestini. Era fatta, 18 anni e le mani piene di sangue. Nemmeno i medici vollero andare da quello lì. Sì. Il paese stava meglio senza quei brutti. E così morì dissanguato, da solo, il mattino dopo. 18 anni e le mani piene di sangue. Mamma. Al padre e ai fratelli caddero le braccia. La madre, cioè mia nonna, andò a trovarlo vicino alla fontana, dove sapeva che si era nascosto. Mamma, mi dispiace. Lei lo abbracciò, lo strinse forte a sé. Ah, e pensò a tutto lei, Un mese dopo, con l'abito buono, lo accompagnò dai carabinieri. E così assaggiò i ferri di carcere. 18 anni e le mani piene di sangue. È uscito poi? Sì. Ah. E tutti lo volevano bene. I contadini, le autorità, il segretario comunale, il prete, perfino la moglie dell'ucciso, che andò dal giudice per far vedere i libri ricevuti dal marito. E così venne assolto. Per legittima difesa. La banda calava al ponte il saluto di festa e nella banda c'era anche il nipote del servo ucciso per sostituire il zio Innocenzo. 18 anni e le mani di nuovo pulite. Rosinella, che vai per mare, fermati quando ti dico una parola, filati una pennuccia dalle ali e fammela una lettera d'amore. Vorrei salire al ciel se potessi, da una scaletta di 300 passi, ed arrivare in mezzo si spezzasse, in braccio alla mia bella mi trovassi. E di tua madre che cosa ci racconti? Mia madre si chiama Francesca, vive ancora in paese. Da giovane aveva dei capelli gonfi, lucenti, una faccia rosa. Si affacciava tutte le mattine dal davanzale e un giorno mio padre passando da lì. Quella ragazza lui si voleva sposare. E ci fu una grande discussione in casa del babbo, il padre di mia madre, quando lui andò a dire che quella ragazza gli aveva sorriso. E perché ci fu discussione, scusa? Perché mia madre ha una sorella, si chiama Domenica, lei era la più grande del nostro paese e toccava a lei di maritarsi. Allora mio padre non c'è di storia, tornò il giorno dopo con un amico e disse: questa è per lui e questa è per me. Ah, non perdeva tempo, eh? A questo amico di tuo padre, Domenica, faceva. Vabbè, che ce ne importa? Ma come che ce ne importa? È questo che si è sposato, una che manco gli piaceva. È potenza dell'amicizia. Il nonno era tutto contento il giorno che si sposarono, Vincenzo e Francesca. Prese la chitarra sotto braccio e iniziò a dire: quando mi sposai io voglio una famiglia grossa, piena di figli. Non semi a caso, tanti figli faccio, 14 ne voglio, neanche uno mancante. Voglio una casa dove non manca niente, il grano, le scarpe, il vestito e la roba pulita. Pa-ra-pa-pa, 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 pa-ra-pa-pa.
fare un figlio muratore, uno dottore, uno prete, uno scarparo, un figlio falegname e un altro fabbro, tanti ne voglio anche uno mancante. Ma lei mi ha fatto nascere la peste, tutte e tre femmine le ha fatte, le donne dovrebbero essere vendute al mercato e fanno troppi stridi quando muore. Vicini che dormite, svegliatevi, ho contrattato e già venduto l'ultima figlia mia. Bella nottata fresca per svegliarsi, Francesca mia stasera se ne va. Bella nottata fresca per svegliarsi, Francesca mia stasera se ne va. E dopo 2 anni sono nato io. Oh, finalmente è nato, ora la storia comincia ad andare un pochino avanti. E adesso... Oh. Mio padre, fin da piccolo, mi faceva lavorare con lui. Per insegnarmi i mestieri, chiaro, E gli altri lavoratori mi chiamavano Pulce Rossa. Pulce Rossa? Perché facevo tutto, Ad esempio. Loro volevano da bene e io gli portavo un bicchiere grosso, ma ci mettevo dentro del sale. E poi non lo so, mi chiedevano di sistemare delle cartelle e io le mettevo a un'opera diligentemente, ma nel senso contrario. Il ricordo più antico che ho è di quando mio padre mi portava con gli altri lavoratori al negozio di Bellani. Oddio, ricomincia. Sì, mi ricordo che mio nonno mi legava le scarpe e mi mettevano sulla schiena di un cane che chiamavamo Garibaldi. Perché? Era tutto rosso, come lo volevi chiamare. Buona questa. La peste è servita al paese. Sì, sempre a strillare, a tirare sassi, a tirare calci alla porta del confessionale. La sera del venerdì santo, quando le luci si smorzano e Gesù muore, e poi quel giorno? Lasciarlo da solo in bottega. Oh, poverino, prendesti paura. Non so perché, ma mi si fa dentro il diretto, dove tenevamo i soldi, e presi lì. E misi nella scarpa. E proprio lì, proprio mentre mi stavo legando la scarpa, è arrivato mio padre. E ha guardato in silenzio. Chissà. Forse pensava che l'avrei fatto da solo. Togliti le scarpe, ladro. Non sei un uomo ancora. Una volta arrivò in negozio uno dalla Federazione del Fascio di Matera. Portava con sé delle tangenti. Guardò mio padre e disse: non potete rifiutarvi, è obbligatorio per l'igiene. Mio padre allora rispose: ce lo faccio scrivere io, un cartello qua fuori, e ci scrivo: la persona civile non bestemmia e non scrive. Lo faccio scrivere da mio figlio, lui è pure il primo della classe, sapete, scrive in stampatello. Ma quello fermo, immobile. Allora mio padre prese le 6 lire, gliele gettò sul bancone e chiuse con forza il diretto. Poi si mise a lavorare con calma, col trincetto, seguendo il modellino di carta. Ricordati, Rocco, di andare sempre in chiesa. E mettiti sempre la capocetta nera come se fossi morto. Vai sempre a valita, capito? Perché questi sono fedeli. Io
Io neanche capivo cosa volessi dire allora. Cosa però cominciai a capirlo alla fine delle elementari. Aspettate, aspettate, adesso arriva il bello. Scuola di Santa Croce, vecchio monastero delle Galassie. Intorno a me solo feriti. Oh. Io solo, una nube di pietra mi si profila all'orizzonte. Che appare? A primavera, come tutti gli anni, partivano le guerre fra scuole per il territorio chiaro. Allora, nonostante la mia strena forza e il mio valoroso coraggio, ti fanno prigioniero. E loro pensano, ah, è fatta, abbiamo vinto. Ma non avevano fatto i conti con la mia squadra. Infatti, avevo messo una squadra dietro la chiesa, prima inizio della battaglia. Al mio segnale, attacco a sorpresa! E li abbiamo presi, picchiati, strangolati, solo quando mi sono chiesa in chiesa! Si mi fa sedere, silenzio! Scusi, allora, chi non ha fatto i compiti oggi? Benissimo, troppo impegnato a fare a botte, vero? Organizzato per i casi! Silenzio! Che cos'è? Cattivo odore. Avvicina. Forza, avvicina. Fammi vedere le mani. Le mani! Sporche! Le orecchie! Sporche! Bambini! Quante volte ve lo devo dire che a scuola si viene puliti! Benissimo, adesso a noi. A noi! No, non a noi, in quel senso, a noi ne dobbiamo iniziare a leggere. Seduti! Allora, prendete il libro... Seduto. Benissimo. Prendete il libro a pagina 12. Allora, iniziamo con la giornata di Mussolini. Tu, inizia a leggere. Certo, signora maestra. Cominciamo? Va bene, signora maestra. Vogliamo cominciare? Allora, comincia. Non ci guardiamo in faccia tutto il giorno! Silenzio! La giornata di Mussolini. Forza, leggo. Sì. La giornata di Mussolini. La giornata di Mussolini è una fulgida giornata di sole. Dai pochi cenni, io cercavo di capire quello che mio padre pensava del fascismo di Mussolini. Ricordo una sera che disse a mia madre: ti ricordi quando ti portai a Roma? Nel punto dove presero Matteotti. Quindi siamo arrivati alla fine dell'elementare. Poi che hai fatto? Hai continuato a studiare? Sì, sì, io volevo continuare a studiare. E allora mio padre mi fece prendere da una scuola di preti, lì vicino. No. Hai capito? Si tratta solo di resistere qualche anno. Io così risparmio 25 lire al mese. E tu poi te ne esci. Va bene, papà, va bene. Solo fino alla quinta ginnastica. Resisti qualche anno, solo fino al quinto. Poi se vuoi non dimesso. No, no, meglio solo fino alla quinta. Sì, sì, va bene. Rocco, fallo per noi. Solo qualche anno, dai. Solo qualche da grande volevo fare il predicatore. Sì. Non ci avevo mai pensato fino allora, ma quando passi 5 anni tra un convento e l'altro, l'unica cosa che vedi sono ancora che brave. Pensavo che su quel pulpito un giorno ci sarei potuto stare. Sì. E fare lunghe pause, come faceva il nostro frate, eh? Padre Felice Damanti. Sì, sì, lui stava lassù, si fermava, mentre tutti i fedeli restavano lì, intrepidanti, attesa. E lui li guardava, ad uno, si grattava la barba, prendeva un bel respiro e ripartiva. E si divertiva padre Felice come. Certo, chissà perché tutti i frati per la festa del santo patrono vogliono un grande predicatore. Uno con la voce bella forte, potente, che fa più gloriosa la festa. E io la voce ce l'avevo, in fondo basta poco, pensavo. Ah, no, 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 questa me la devo raccontare. Ero ancora al convento di Siciliano ed era il 16 agosto, la festa di San Rocco. Il giorno prima, per le strade del paese, era passato un cameriere. Basso, capelli corti, tagliati male, vestiti rovoli, ma aveva una gran voce forte che si sentiva per le strade mentre declamava la sua merce. Pettole, signori, pettole, come dite capi di ottone, signori, pettole.
Il giorno del santo patrono, il 16 agosto, il predicatore non arriva. Allora il frate ha un dito. Pentole, signori, comprate le pentole più belle, signori! Va a prendere il candelario, lo fa lavare, lo veste da cappuccino, lo fa salire sul pulpito e così la sera per la festa. Fratelli e sorelle, è giunto fra noi il grande predicatore dalla lingua d'oro, predicatore. Ascoltatelo! Che devo dire? È la festa del nostro santo padre patrono, padre e fratello. Bene. Bene! L'ho detto io. No, questo no, non lo devi dire. Vai avanti! E la predica piace tantissimo. Sta bene. Vuoi venire a giocare? Zacche. Fai per chiudere? Sto per chiudere. Vabbè, non ci crede nessuno, sei solo bleffando. Che ne sai? Non lo sento. Sì, comunque io a chiudere c'ho ancora un bel po', mi hai dato certe carte. L'ho fatto con amore. Sì, certo. E poi il predicatore non l'hai fatto. No, non l'ho fatto per niente. Stai attenta a cosa scatti, eh. Beh, scusami, ti sento un due. Oh, sì, grazie. Scusa? Mi fa come un due. E che cosa hai fatto al posto del predicatore? Ho fatto il sindaco. Il sindaco di quel paese? Di Tricarico. Tricarico? Sì. E lo conosci, Michele? Michele. Chi? Michele. Michele, il falegname, ti rammenti quell'arco che fece costruire l'imperatore Federico? Ogni pietra aveva scolpito un'immagine di animale, vero, di fantasia? Sì, ce l'ho presente, sì. Bene, quell'arco se lo scelse Michele per quello che voleva fare. Da lassù gli sembrava tutto più facile, poteva scordarsi anche quel sequestro che gli aveva segnato per sempre tutta la vita. Ogni mattina si metteva lì sotto a guardare la gente che passava, che veniva fuori dal paese. Muli, braccianti, aratri, e la corriera faceva fumo e puzzo di nafta quando partiva. E guardava tutti i contadini che partivano da Sticale per andare verso i campi lontani. Una mattina da lassù gridò: adesso mi butto! Lo gridò forte, ma nessuno lo sentì. Allora si appoggiò al muretto per riflettere. Lo disse un'altra volta: adesso mi butto! I contadini sembravano una fila continua di formiche. Lo disse ancora, e qualcuno gli rispose: e buttati e fregati! Allora Michele spiccò il salto e si ammosciò per terra. Nessuno si era interessato a lui. Nemmeno tu, il sindaco socialista, il compadre. Ma smettila, Tonino, che cosa poteva fare? Era il sindaco, mica il padre eterno. Però per quell'altro disgraziato, per Pasquale il fornista, qualcosa in più lo poteva fare. Pasquale non c'aveva manco la giacca. Portava sempre la stessa mantellina, d'estate e d'inverno. Faceva l'artigiano, ma era fallito. Se ne stava tutto il giorno in casa. Non si fidava più di nessuno. Per la festa del 1° maggio preparò i fuochi. Perché era l'unica, aveva la festa. Ma principalmente perché aveva fatto un prezzo amichevole, adatto alle pochi soldi raccolti dai compagni. Perché no? Era un bravo uomo. Si meritava una seconda opportunità. Oddio, non fece niente di che per il 1° maggio. Semplicemente fece scoppiare dei mortaretti dove il corteo finiva. Nonostante tutto gli dissero bravo e gli diedero le 5 lire stabilite. E
Con questi soldi comprerò il pane per un po', disse. Magari la prossima volta ditemelo in tempo, magari facciamo dei giochi, faccio scoppiare più petardi e alla fine facciamo usare la bandiera rossa. Tante volte andò a casa del sindaco. Smettila, per favore. Sono un artigiano, muoio di fame. Qualcuno l'aveva consigliato a chiedere la pensione di vecchiaia, ma il sindaco gli disse che non poteva averla. Ma era la verità, cosa altro potevo dirgli? Signor sindaco, una firma, ma che ne costa? Un'opera di carità, mi vuole proprio vedere morto di fame. Io ho provato a aiutarlo, l'ho fatto assistere da lei, farete l'assistenza per i poveri. Poi così dal nulla, un tizio che chiese in cambio la casetta che aveva. Meglio se vieni a me, ti pago bene. C'era poco da pensare, doveva vendere, avere dei soldi. Fecero l'otto, ma lui poteva rimanere in casa finché non trovava un bugigattolo in affitto. Con quei soldi andò subito a comprare altro materiale per fare fuoco alle feste. Ma appena tornato a casa, gli fecero la perquisizione. Non stava a posto quella licenza. È la legge, niente discussioni. Dovete pagare la multa e tutto il materiale perquisito. Tornò dal sindaco. Niente. Alla camera del lavoro. Niente. Non potevo fare niente, neanche volendo. Il pretore non lo ascoltava. Gli avvocati gli ridevano dietro. 15 giorni e poi l'esecuzione forzata dello sfratto, con i carabinieri alle spalle del proprietario. È la legge. È la legge. A un certo punto non ce la fece più. Decise di mollare tutto. Si chiuse nel ripostiglio, prese la carta, la polvere, la miccia. Non più di 20 persone accompagnavano quel corteo. Ma il prete non era in testa. Che cosa è successo, chiese? Ma come, non lo sa? Portano Pasquale che si è ucciso. Il prete non amava molto parlare del suicidio. Era l'unica cosa degli uomini che la chiesa ancora rispettava. Io ero contento che Pasquale se ne andasse così, senza campagne o che so io. In fondo, non ci aveva mai creduto veramente. Andai a rileggermi un passo dal Deuteronomio. Quando presterai qualcosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il pegno. Non mancherai di restituirgli il pegno al tramonto del sole affinché egli possa dormire nel suo mantello. E questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi dell'Eterno, che è il tuo Dio. Mi tenni sveglio tutta la notte per Pasquale. Dovevo fare la mia parte, gridare per le strade domani mattina, come allora gridavano i galli. Ci l'hanno fatte voi a Cresta. Ci ne vuole altro. Ci ne vuole altro. Non l'hanno fatto niente a Cresta. Nessuno l'ha dato. Nessuno l'ha dato. Galera, il pane e il lavoro. Spuntano ai bar ancora le teste dei briganti. Un aratro e un cappello frigio, questo ci siamo fatti mettere nel simbolo elettorale. Il partito unico di socialisti e comunisti qui giù in Basilicata. Questo voleva dire che anche per noi contadini del sud era arrivato il momento di essere liberi, uguali. Come se Carlo Pisacale fosse sbarcato di nuovo a Savo e fosse venuto qui da noi in mezzo ai braccianti e ai miserabili della Lucania. Ah,
fatto giorno e siamo entrati in gioco anche noi con i panni, i vestiti e le facce che avevamo. Le lepri si sono ritirate, i galli cantano, a passi volenterosi siamo arrivati fino a qui come truppe di riserva, sperduti nella lunga frontiera cordonate da agari sempre veri. E dietro le agavi ancora i padroni puntano i fucili sulle bocche dei contadini silenziosi come bestie. Pani avanti, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Compagni avanti, alla riscossa, bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Viva il socialismo e viva la libertà! Ci hanno gridata la croce addosso, padroni, per quel che accade, anche per le frane che vanno scivolando per le argille. Noi che facciamo? All'alba siamo zitti nelle piazze per essere comprati. La sera ritorno tutti in fila scortati dagli uomini a cavallo. E la notte i nostri compagni non stanno coricati all'aperto con le lenti. E non possiamo neppure ammassarci a cantare. Pure starci a leggere i fogli dove sta scritto bene di noi. Noi siamo i deboli degli anni lontani quando i borghi si dettero alle fiamme. Noi siamo i figli dei padri ridotti in catene. Noi, ma noi che facciamo? Non più nemici, non più frontiere, sono i confini, rosse bandiere. O proletari, alla riscossa, bandiera rossa, la trionferà. Dai campi al mare, dalla miniera, dall'officina, chi soffre spera. Se pronto è l'ora della riscossa, bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa la trionferà, soltanto il socialismo è vera libertà. Ancora ci chiamano fratelli nelle chiese, ma voi, voi avete la vostra cappella gentilizia. E smettete quello sguardo, smettete quella minaccia. Anche le mamme rompono gli stalli. E noi, che facciamo? Noi cantiamo la canzone della redenzione. Perché là, là dove ci dovete portare voi, là c'è la bis, là c'è il ciglione. Noi siamo le povere pecore sane dei nostri padroni. 18 aprile 1948, giorno di elezione. Carte abbaglianti e pozzanghere nere hanno pintato la luna sui nostri muri scalcinati. E i padroni quel giorno hanno dato da mangiare, si erano tutti fratelli. Come nelle feste dei santi. Abbiamo avuto il fuoco e la lavanda, ma è finita. È finita. È finita. Siamo qui noi soli a gridarci la vita. Siamo noi soli nella tempesta. E se ci affoga la morte, nessuno sarà con noi. E col morbo e con la cattiva sorte, nessuno sarà con noi. I portoni ce li hanno sbarrati, si sono spalancati i burroni, oggi ancora e per 2000 anni porteremo sempre gli stessi panni. Noi siamo rimasti la turba dei pezzenti. Ho sempre fatto il mio dovere, ho sempre cercato di stare dalla parte dei contadini. Credo di essere stato un buon sindaco, considerando poi che ho iniziato a farlo che avevo 23 anni. E perché? Oggi non sei più il sindaco di Trigarico? UNRWA. E chi è? È quell'associazione che porta aiuti a paesi danneggiati dalla guerra. Sì, ha aiutato anche l'Italia con la distribuzione di tessuti di cotone e l'altro. Non capisco che c'entra. Ti hanno messo in mezzo. Chi ti ha messo in mezzo? I miei avversari politici. Avevamo appena vinto per la seconda volta le elezioni comunali. E proprio quando in tutta Italia la DC di De Gasperi aveva battuto il blocco popolare. Sì, ma cos'è successo?
messo in mezzo, capito? Una denuncia anonima. Controllate il sindaco. Si è fatto dare 20.000 lire dagli assegnatari dell'Umbra. Mi hanno messo in mezzo, capite? Truffa, associazione a delitto, falsità amministrativa e malversazione aggravata. Arresto immediato e carcerazione preventiva a Matera. Sei finito in galera? Me ne stavo lì rinchiuso. Provavo a pensare a tante cose felici, provavo a pensare che so, che ero innocente. E poi pensavo ai miei genitori, sì. E soprattutto a mio padre. Anche lui era stato in galera. Quello che più ti ha assomigliato, mi manca solo di uccidere un uomo come te senza volerlo, ma spero che non ce ne sia bisogno, perché la galera è la stessa e l'ho fatta, e come te sono uscito come un panno dal bucato e me ne sono andato dal paese a quell'estero che sono le città italiane. Ragazzi, io ho chiuso. Assassini ci fanno morire. Carcere di Matera, tribunale di potenza. Chi piange, chi pensa, chi pensa a lavorare. Sti carceri non sapevo che erano così. Sti carceri non sapevo. Carlo Levi era tornato in Lucania per testimoniare il suo favore. Alla fine dell'istruttoria, l'ultima corte d'appello di Potenza riconobbe la falsità delle accuse e la completa innocenza di Rocchi. E sottolineò che erano state politiche e non giudiziarie le motivazioni del procedimento contro di lui. Ma Rocchi rimase in carcere per 45 giorni e ne uscì molto provato. Una volta uscito dal carcere si dimise da sindaco, aveva intenzione di impegnarsi come intellettuale, come poeta, ma sentiva che per fare questo doveva lasciare il carico. Era necessario un distacco, anche se con dolore. E così fu, ed è per questo che ce lo siamo immaginato in una latteria di Firenze, mentre aspetta il diretto che lo avrebbe portato fino a Venezia, dove lo attendeva un congresso su intellettuali e resistenza. E poi di nuovo avrebbe preso il treno per tornare giù al sud, a Portici, ai piedi del Vesuvio, dove lo aspettava Manlio Rossi Doria, insieme ad altri intellettuali per parlare della questione meridionale. E a Portici Rocco morì a soli 30 anni, il 15 dicembre del 1953. Lasciò due libri incompiuti, uno di memorie autobiografiche e l'altro con le testimonianze dei contadini del sud, e poi tantissime poesie. Erano fuori due raccolte. Gli ultimi versi li ha scritti poco prima di morire. Grazie.
apri la mia bocca e la chiudi. Oggi è semplice. Pescatore che ti muovi alla festa del vento. La pesca non è lì. Se povero è l'amore. Vedere morire le cose. Proprio nei giorni di sole, buoni per un fidanzamento. Tu non ci sei. E non ci sarai mai più. Non ci sei. E non ci sei. Mamma, tu sola sei vera. Mamma, e non sola sei vera. Perché sei sicura.